occhi nudi, le nostre lacrime provocheranno terremoti e i nostri lamenti faranno sollevare i monti e fermeranno il sole. Non devono più assassinare gli angeli o noi. America, di Allen Ginsberg, 1956. America, ti ho dato tutto e ora non sono nulla. America, 2 dollari e 27 centesimi, 17 gennaio 1956. Non posso sopportare la mia mente. America, quando finiremo la guerra umana? America, vai a farti fottere dalla tua bomba atomica! Non sto bene, non mi seccare! Non scriverò la poesia finché non avrò la mente a posto! America, quando sarai angelica? America, quando ti toglierai i vestiti? Quando ti guarderai attraverso la tomba? America, quando sarai degna del tuo milione di trotskisti? America, perché le tue biblioteche sono piene di lacrime? America, quando manderai le tue uova in India? Sono stufo delle tue folli pretese! Quando potrò andare al supermarket a comprare ciò che mi occorre con la mia bella faccia? America, dopo tutto siamo tu ed io ad essere perfetti, non il mondo vicino. Il tuo macchinario è davvero troppo per me. Mi hai fatto voler diventare un santo. Deve esserci qualche altro modo di risolvere questo argomento. Parox è a Tangeri, non credo che tornerà, è una cosa sinistra. Sei tu a essere sinistra o si tratta di qualche scherzo pratico? Sto cercando di venire al punto. Mi rifiuto di rinunciare alla mia ossessione. America, smetti di spingermi, so quello che sto facendo. America, i fiori dei pugni stanno cadendo. Non leggo da mesi i giornali, ogni giorno qualcuno va sotto processo per assassinio. America, mi sento sentimentale a pensare ai Wobblies. America, ero comunista da ragazzo, non mi dispiace. Fumo marijuana ogni volta che posso. Resto in casa intere giornate a guardare le rose nell'armadio. Quando vado a Chinatown mi ubriaco e non mi faccio mai scopare. Mi sono deciso, ci saranno guai. Dovevi vedermi quando leggevo Marx. Lo psicanalista dice che sono perfettamente a posto. Non dirò le preghiere del Signore. Ho visioni mistiche e vibrazioni cosmiche. America, non ti ho ancora detto che cosa ha fatto lo zio Max quando è arrivato dalla Russia. Sto parlando a te. Lascerai che la tua vita emotiva sia guidata dalla rivista Time? Sono ossessionato dalla rivista Time. La leggo tutte le settimane. La sua copertina mi fissa ogni volta che sguscio davanti al pasticcere sull'angolo. La leggo nel sotterraneo della biblioteca pubblica di Berkeley. E non fa che parlarmi di responsabilità. Gli industriali sono seri, i produttori di cinema sono seri. Tutti sono seri tranne me. Mi viene in mente che io sono l'America. Sto parlando di nuovo a me stesso. L'Asia sta sorgendo contro di me. Non ho l'opportunità di un cinese. È meglio che mi basi sulle mie risorse nazionali. Le mie risorse nazionali consistono in 2 cicche di marijuana, milioni di genitali, una letteratura privata impubblicabile che va a 1400 miglia all'ora e 25.000 manicomi. Non parlo delle mie prigioni o dei milioni di sottoprivilegiati che vivono nei miei vasi da fiori. Alla luce di 500 soli. Ho abolito i postriboli in Francia. Tangeri è la prossima di turno. La mia ambizione è di essere presidente nonostante il fatto che sono un cattolico. America, come posso scrivere una litania santa nel tuo stupido umore? Continuerò come Henry Ford. Le mie strofe sono individui, come le sue automobili. E in più sono tutte di sessi diversi. America, ti venderò strofe a 2500 dollari l'una. 500 dollari per la tua strofa vecchia. America, libera Tom Mooney. America, salva i realisti spagnoli. America, Sacco e Vanzetti non dovevano morire. America, io sono i ragazzi Scorboro. America, quando avevo 7 anni la mamma mi portava alle riunioni di una cellula comunista.
Ci vendevano garbanzo su una manciata per un biglietto, e un biglietto costava un nickel, e i discorsi erano gratis. Tutti erano angelici e sentimentali verso i lavoratori, era tutto così sincero che non avete idea che cosa bello era il partito nel 1835. Scott Neeling era un gran vecchio, un vero maschio. Madre Blur mi faceva piangere. Una volta ho visto Israel Hunter in carne ed ossa. Forse dovevano essere tutti spie. America, tu in realtà non vuoi fare la guerra. America, sono quei russi cattivi. Quei russi e quei cinesi e quei russi. La Russia vuole mangiarci vivi, la Russia è pazza di potere. Vuole portarci via le automobili dai garage. Vuole impadronirsi di Chicago. Ha bisogno di una Reader's Digest rosso. Vuole le nostre fabbriche di automobili in Siberia, che la sua grossa burocrazia diriga le nostre stazioni di rifornimento. E così non va. Insegnerà gli indiani a leggere. Ha bisogno dei nostri grossi negri. Ci farà lavorare 16 ore al giorno. Aiuto. America è una cosa seria. America, è questa l'impressione che ricevo guardando la televisione? America, è giusto? È meglio che mi metta subito al lavoro. È vero. Non voglio andare sotto le armi o girare torni in sezioni specializzate di fabbriche. Comunque sono miope e psicopatico. America, ora mi rimbocco queste maniche pederaste.